Vieni, ho finito di scrivere il rapporto. Fallo anche tu. Frank! Sì, che c'è, Barry? Dove vi trovate esattamente? Siamo a circa 5 miglia da Cayoro. Allora restate in ascolto, credo di aver individuato qualcosa. Mi avvicino. Hai finito? Posso usare il vostro telefono? Oh, mi scusi, io volevo... Ragazzi, siamo nei guai. Che novità. Ok, veniamo subito. Immagino che lei si stia domandando perché mai si trovi immerso nel famoso minestrone alle 11 erbe. Domani lei sarà il piatto forte del pranzo. Sa, noi adoriamo i sapori della cucina esotica. Carne umana, per esempio. Il caso ha voluto che lei sia la prima selvaggina catturata dal giorno in cui siamo arrivati. È naturale, quindi, che come ogni arrosto che si rispetti, lei debba macerare alcune ore con le spezie. È un grande onore per lei. Ora la lasciamo solo. Almeno potrà schiacciare un pisolino. Io mi prenoto la testa, Red, così potrò succiare il cervello. No!
Dovremmo chiamare la centrale e chiedere dei rinforzi. Ci vorrà almeno un giorno. Vorrai dire tre. Due solo per i loro sporchi documenti. Giusto, e intanto quel poveraccio lì dentro sarà morto. Se non lo è già. Senti, ho deciso. A mezzanotte entro. Dovrò dare a Ozzy una pistola. Sì, ma non sottovalutare il suo carattere, non è per niente affabile. Si è aperta la caccia agli ET finalmente. Ozzy, mi raccomando, facci piano con quei gingilli, possono prenderti la mano. Beh, in fondo non mi dispiacerebbe. Lascia stare quella roba, non ne avremo bisogno. Vaffanculo, Perry. Sei un bastardo schifoso. Che cazzo facciamo se quelli ci scoprono? Beh, gli picchiamo una pallottola nel culo. La Magnum tocca a me, eh?